Allora, una prima analisi della partita, un primo tempo in cui la squadra inizialmente aveva iniziato bene, aveva costruito, poi c'è stata l'espulsione che è stata la deadline della gara, però i ragazzi possiamo dire che si aspettava una reazione che è arrivata. Sì, no, io sono contento della prova dei ragazzi. Mi è dispiaciuto l'espulsione perché ultimamente non finiamo più una partita in 11 e questo ci deve un attimino far ragionare un attimo di più. Ora poi rivedrò le immagini e poi prenderemo anche dei provvedimenti perché Luigi non può comportarsi così e penalizzare tutti i suoi compagni che hanno dato l'anima e un segnale. Penso che questo sia un bel segnale per come i ragazzi hanno lottato e non volevano assolutamente perdere questa partita. Mister, proprio su questo aspetto ci sono molte domande da parte dei colleghi Catino Manganiello, Marco Costanza, Domenico Santosusso, chiedono tutti questo calo nervoso da parte dei giocatori che sono soprattutto più esperti, tipo Maniero, Silvestri, sono 3 partite consecutive che non finiamo in 11. Sì, ma io lo penso, io lo vedo come noi vogliamo fare bene, a volte non ci vengono nemmeno le cose o la prestazione che ci attendiamo, molto probabilmente questo da parte dei ragazzi, si innervosiscano, poi ingenuamente caschiamo in qualche trappola, come è successo con Maniero, come penso sia successo oggi con Silvestri. Questo non li giustifico assolutamente, come ha preso la multa Maniero la piglierà Silvestri. E se le cose si ripetano, prenderemo altri provvedimenti, perché non si può penalizzare un gruppo in una certa maniera. Non è da persone intelligenti come lo sono loro. Da di buono, ma diciamo si riparte dal secondo tempo, una reazione davvero importante dei ragazzi che in 10 hanno trovato il pareggio e potevano anche, cioè ci Ma poteva sbagliare io penso che i Donnarumma. ragazzi oggi, al di là su due angoli che abbiamo rischiato, tra cui il salvataggio sulla linea, poi onestamente io tiro in porta da parte della Paganese, non me ne ricordo, noi abbiamo fatto secondo me delle cose buone, mi sono piaciuti molto ragazzi là davanti con i tre, con Bernardotto che spazia da tutte le parti, che quando poi riescerà a ricevere la palla in velocità come sa fare lui, diventa immarcabile. Fella e Santariello per me hanno fatto bene, hanno aiutato moltissimo la squadra, hanno fatto quello che gli chiedevo io tutte e tre, perciò sono felice della loro prestazione. Mi è piaciuta l'entità, la voglia di fare della squadra e questa è una base importante. Cioè, dobbiamo smetterla di fare le persone non intelligenti, finire la partita 11, giocarsi le partite. A quest'ora molto probabilmente avevamo 3 o 4 punti in più, erano punti meritati, però con i se e con i ma non si va da nessuna parte, la dobbiamo smettere di farsi caccia fuori. Mister, fuori Silvestri, dentro Miceli, perché rientra il capitano, No, non lo passiamo alla so, partita non ne voglio nemmeno parlare. Io dico che contro. oggi anche Dossena per la prima volta mi è piaciuto molto. È entrato a 15 minuti dalla fine, 10 minuti dalla fine, quelli che sono, ma mi è piaciuto proprio come è entrato. Ha dimostrato. Mi è piaciuto. Altre volte ero più preoccupato, oggi mi ha fatto stare molto tranquillo, devo dire la verità, perciò è giusto che anche un ragazzo che finora ha giocato poco. Però mi è piaciuto come è entrato, perché poi qui siamo aperti a ogni soluzione. Miceli, De Francesco, vediamo, Pane, vediamo quelli che riusciremo a recuperare da qui a sabato. Che sarà comunque una partita tosta, il Monopoli ha Monopoli detto a inizio campionato. negli ultimi anni è sempre stata la squadra di rivelazione di questo girone. È un gruppo che si conoscano bene, hanno un allenatore bravo, perciò noi ci dobbiamo preparare bene e fare una grande partita a casa nostra, perché stanno iniziando troppo a dire che in casa facciamo fatica, che prendiamo go, che qui. E a me onestamente devo dire che nelle ultime partite ci sta anche un po' di ragione, però abbiamo anche capito il perché. Abbiamo capito il perché e stiamo lavorando per sistemare anche questo. E sicuramente alla fine avremo una delle migliori difese del Genone.